rapido, scusate, ma si è rotto il condizionamento. Quindi poteva succedere. Questo è il quinto incontro della Voce dei Libri. Lo dico per chi fosse la prima volta in questi nostri incontri. È un ciclo organizzato dal Comune di Bologna, l'Istituzione Biblioteche, con il coordinamento di Coop Alleanza 3.0. Il tutto si riesce a fare, come tutte le cose di attività culturali, se c'è uno sponsor adeguato. E abbiamo, io lo dico ogni volta, la BPER, perché è una banca che ci ha aiutato fin dall'inizio e ci sostiene in tutte le attività. Se non avete il programma lì sul tavolo esterno, potete prenderlo per vedere le attività. Sono 11 incontri nel mese di luglio. La Voce dei Libri nasce da un'idea di un libro di Ezio Raimondi, il grande italianista, che diceva: mi resi conto che il rapporto con la cultura è sempre un rapporto col nuovo, che ci permette di conoscere e allo stesso tempo di imparare ad accettare i nostri limiti e a combatterli. Io trovo questa frase fantastica. A sostegno poi della Voce dei Libri abbiamo La Vera Voce, con la collaborazione della Galante Garrone, in cui tutte le volte ci sono gli allievi. Oggi ci sono due maschi, di solito ci sono due donne, no? Vabbè, vediamo se è perfetto. Allora, il libro che presentiamo oggi con grande piacere è quello di Gabriele Romagnoli, Cosa faresti se, pubblicato da Feltrinelli, e dialoga con Paola Golinelli, che è una psicanalista. Ma perché questo? Perché in realtà quando abbiamo visto il libro, te lo dico Gabriele, ma lui, questo libro nel leggerlo, pone delle domande e lascia a voi l'interpretazione. Allora, Stefan Zweig diceva, vediamo se condividi questa cosa, dice: il libro ha il potere di dilatare l'anima e costruire mondi nella nostra vita interiore. Dice: mentre quando leggiamo, cos'altro facciamo se non partecipare dall'interno alla vita di persone strane, vedere con i loro occhi e pensare con il loro cervello? È perfetta questa, Stefan Zweig. Quindi ci piace molto sentire il dialogo con l'autore e il suo interlocutore, perché sono convinto che vi susciti la voglia poi di leggere. Io che l'ho fatto non per dovere, perché conosco Gabriele e ero curioso dell'argomento. Vi divertite a leggerlo e vi fa anche pensare una serie di cose che voi avreste fatto contrariamente a quello che lui descrive. Non dico altro. Allora, la prima lettura, pronto? Guarda il video. Il messaggio apparve alle 11 del mattino sullo schermo del cellulare di Adriano. Era posato sul tavolo del tinello e lui lo stava fissando da tempo, come un amante in attesa di un segnale. Era invece un padre in ansia. Suo figlio Leo non era rincasato la notte precedente, era successo altre volte, ma di solito avvisava per non farlo stare in pensiero. Oltre alle chiavi di casa, mancavano quelle dell'auto, quindi si era allontanato. Adriano si era svegliato, come spesso gli accadeva, verso le 5. Aveva controllato, visto il letto intatto nella stanza del figlio e non si era più riaddormentato. 6 ore più tardi, quel messaggio, da un ex collega, uno di quelli che non era stato messo in esubero dalla compagnia. Guarda il video. Nient'altro, non un saluto, un come stai, una faccetta strana, niente. Esitò. Cercò di convincersi che fosse una di quelle cretinate in cui si sceneggia una barzelletta. Un ministro rutta o un calciatore sbatte sul palo. Ma sapeva che non era così. Quelle arrivavano senza messaggi di accompagnamento, anelli di una catena di forzata allegria. Qui intravedeva, in alto a sinistra, il logo di un canale televisivo. L'immagine era scura, probabilmente una ripresa notturna. Vediamo se
Il microfono funziona. Buonasera e intanto ringrazio molto Romano Montroni per l'invito e per la possibilità di partecipare non solo a questa bella cosa che è la voce dei libri, ma anche di presentare in particolare questo libro. La lettura che abbiamo appena sentito riguarda uno dei 7 episodi. Il libro è diviso in 7 giornate, per ogni giornata c'è una sorta di racconto esemplare. Nel racconto che è stato appena letto, appena abbozzato come lettura, sembra che, a differenza che in altri racconti, il caso, che è un grande personaggio di questo libro, cioè è un altro personaggio del libro, sia benevolo. E poi scoprirete leggendo perché. Ci sono invece altre situazioni in cui il caso, l'imprevisto, è molto più intrigante. E comunque, in ogni caso, le situazioni raccontate ci pongono di fronte a dei dilemmi etici. E forse potremmo dire di vite che non vorremmo forse sempre che fossero la nostra, perché non sono sempre dilemmi così semplici e facili, anzi tutt'altro. Prendiamone un altro di questi casi più intrigante, il caso della vecchia signora che si è creata e costruita una sua nicchia ecologica. È una persona anziana, sì, però si è rifugiata nella sua casa, addirittura nella sua poltrona. È una poltrona reclinabile con la quale può fare un sacco di cose. Cioè rivela di avere una notevole confidenza negli oggetti che la circondano, perlomeno, insomma. E comunque segue delle regole molto precise anche nell'uso di questi oggetti. Ma uno di questi oggetti a cui lei è affezionata la tradisce. L'oggetto, penso di poterlo dire, è la televisione e il suo programma preferito. Allora lì io vorrei subito una domanda. La signora ha cercato di organizzare tutto, ha cercato di organizzarsi in senso difensivo. C'è qualcosa nella sua vita che lei non vuole ricordare, che deve rimanere un segreto. E lei ha fatto di tutto, sembra aver fatto anche molto bene per farlo rimanere tale. E però l'imprevisto arriva. Ma la mia domanda è questa. Siamo proprio sicuri che la signora, come altri personaggi del libro, abbiano proprio organizzato così bene le loro difese? Perché a me sembra che... Perché ha scelto proprio quel programma lì? Che in fondo, insomma, è un programma che lascia aperto all'imprevisto, no? Allora forse la signora, come altri personaggi, in realtà vuole mantenere il suo segreto, ma anche ha un enorme bisogno di poterlo rivelare, di poterlo condividere e quindi di trovare un senso anche alla sua vita. Non so. Sì. Premetto un paio di ringraziamenti. Allora, a tutti voi che gli oggetti tradiscono, qui ci ha tradito un condizionatore e affrontate stoicamente con ventagli, sì, flabelli e altre, questa cosa è un supplizio che ha già fatto una vittima, mio padre si è allontanato perché non resisteva. Ringrazio Romano perché nella scelta della persona da affiancarmi si unisce alla folta schiera di quelli che mi dicono tu hai bisogno di uno psicanalista molto bravo. E abbiamo uno psicanalista molto bravo, l'ho già capito, perché allora io sostengo una teoria che all'osso tutti gli scrittori scrivono la stessa storia, sempre. La rimodulano, una volta è un capitano disperso nel mare che attacca una balena, una volta è un impiegato che dice sempre preferisco di no e con quello attacca un intero sistema che è grande come una balena, Melville. Io ho scritto sempre la stessa storia. Ho cominciato con 101 racconti su persone che vivevano un'esperienza. I racconti duravano 30 righe, per 29 righe guidavano loro, alla 30ª la vita gli toglieva il tappeto di sotto e quindi tutto quello che avevano preparato non funzionava. Ho scritto un romanzo su una persona
che vive a New York e si era chiusa dopo l'11 settembre, come ha fatto veramente una persona nell'attico, barricandosi lì pensando: se sto qua non mi può succedere più niente. E l'imprevisto gli arrivava alla finestra, perché vedeva succedere nella finestra di fronte qualcosa che lo costringeva a uscire. Tutti quanti, con i nostri piccoli grandi espedienti, cerchiamo di trovare un luogo sicuro, una condizione ideale nella quale non soffriremo più. Non credo esista. E il fatto poi, può darsi, io credo sia vero, perché io ho studiato criminologia a un certo punto e ti insegnavano che l'assassino in realtà vuole confessare disperatamente e lascia degli indizi. Ci sono degli esempi precisi di messaggi lasciati da serial killer con un errore d'ortografia che cambiava il senso di una parola e indirizzava l'indagine. È un'utopia quella del luogo sicuro, e credo che in parte sì, sia vero che i primi a volerlo rendere insicuro siamo noi, perché la sicurezza è un falso mito anche per chi la vive. Non è nemmeno così, credo ci siano anche programmi che si chiamavano Il fascino dell'imprevisto. No, io mi ricordo una volta avevo questa amica che diceva che lei, quando andava in auto in vacanza con i genitori, pregava perché succedesse qualcosa che movimentasse quella vicenda. E poi, voglio dire, per uno che ha fatto il giornalista nella vita, non c'è niente di peggio di una giornata in cui non succedono cose tremende. Quando succede qualcosa di tremendo alle 4, tutti si eccitano. E credo che anche le persone, anche questa persona, specie poi chi ha un peso sulla coscienza, tant'è che cerchiamo persone affidabili che non sono i nostri amici, non sono i nostri parenti, ma sono persone che fanno questa professione o che stanno dietro una grata in un luogo sacro, e a loro depositiamo con una certa soddisfazione, anche perché in qualche modo ce ne siamo in parte liberati di quel peso lì. Stamattina su Repubblica c'era un'intervista dove forse l'intervistatore ha rivelato un po' troppo di un'altra delle situazioni. Non starò a riprendere quella situazione, anche lì si pone una scelta molto importante. È una scelta che deve prendere in una notte una coppia. Intanto vorrei dire, è una coppia di persone veramente adorabili, nel senso che sono belli, intelligenti, simpatici, si amano e si desiderano. Tanto è vero che riescono a darsi tempo prima di prendere questa scelta, questa decisione. Si cucinano la cena, e lì c'è un particolare che mi ha affascinato, devo dirlo, anche se è un particolare banale. Finita la cena, ripongono i piatti nella lavastoviglie, lui li mette e lei corregge, perché lui non vuole imparare a metterli nel modo giusto, credo. Perché che è meraviglioso, perché, e lo dico perché anche per i quattro uomini presenti, perché sì, noto un pubblico come perché gli uomini non imparano, no, a mettere i piatti. Tutte le lettrici hanno colto questo particolare, deve essere un nervo scoperto. È un nervo scoperto. Al di là di questo, loro poi, come dire, questa coppia, e lei nel raccontarne le vicende inventa una cosa, un'altra cosa che mi ha molto affascinato. Non dirò cos'è, perché è bene che i lettori lo vadano a vedere, insomma non è il caso di rivelare troppo, però è una cosa che consente a loro due, ma anche a noi che leggiamo, di trovare una zona in cui si può deporre qualche cosa senza che l'altro sia troppo, come dire, violentato dalla nostra decisione, e si può lasciarla lì e poi si vedrà cosa accade. E la prima volta che l'ho letto ho pensato: è veramente un'invenzione tra virgolette geniale, con buona pace di Musili, insomma, molto bella. Perché io credo, ma qui la domanda poi la rimando a te, io credo che anche la coppia migliore, la coppia più riuscita, la coppia in cui le persone si amano di più, abbia bisogno di conservare una zona,
come dire, privata, propria, dove si può costruire un'intimità, però un'intimità che deve rispettare quella differenza che c'è tra ogni essere umano, anche tra due esseri umani che si amano moltissimo. Cioè quella tua invenzione crea una zona intermedia tra loro due, che loro usano in un certo modo, poi vedrete come. La mia domanda è questa. È possibile che tu ci voglia anche suggerire che forse in un mondo così caotico come quello che viviamo, così violento, così spaventoso per molti versi, la vita di coppia possa diventare per alcuni la loro grande difesa? Questo con un rischio eventuale. Il rischio può essere quello di un eccesso di fusionalità tra le due persone. Non so, cosa ne pensi? Potrei chiamare sul banco dei testimoni la persona seduta in prima fila. No, nel senso che in tempi non sospetti, cioè all'inizio, lei sa, io le feci un disegno, forse avevo due sottobicchieri, e dissi, quando due persone stanno insieme non devono mai diventare così, la sovrapposizione l'uno dell'altro, ma come i cerchi olimpici, che hanno una parte in comune ma mantengono un'area nella quale vivono liberamente, poi può essere più o meno grande, quello lo lascio alla libera contrattazione, però la sovrapposizione fa sempre sì che poi uno finisca sopra l'altro. E devo dire, mi stai convincendo sempre di più che devo affidarmi alle sue cure, perché io volevo... Per quanto io sia convinto che chi scrive immagina il mondo qua, chi legge lo immagina là e il testo vive in questa via di mezzo. Per cui trovo legittimo interpretare, dare anche un'immagine che è diversa da quella che era nella mia testa. Però due sere fa in Sicilia la persona che sta mi ha detto è questa prima copia che in realtà è in crisi e trasforma... Io non ho detto niente, non mi sembrava, assolutamente no. Ma proprio perché invece è una coppia, possiamo svelare anche perché sta scritto da molte parti, compreso il risvolto di copertina, che il dilemma morale che loro devono affrontare è quello se adottare o no una bambina gravemente malata. Che è una scelta che ti spezza, e di nuovo tu ti credi in una comfort zone, no? Ti chiama il giudice, dice c'è una possibilità per voi che avete chiesto di diventare genitori adottivi, io l'immagino salire le scale di un palazzo di giustizia che assomiglia a questo, tutti contenti, si sono vestiti bene per l'occasione, andiamo e quando sentite la bambina che potete avere è malata. Quella parola è come la trentesima riga, è quella che ti fa alzare dalla poltrona nella quale stai comodo, perché improvvisamente non ci stai più comodo. Perché adesso devi scegliere, e nello scegliere tu saprai chi sei. Io credo che tutti noi viviamo un conflitto tra essere e dover essere, no? Cioè siamo, però pensiamo anche di dover essere qualcuno, e questi vivono anche questo conflitto, cioè noi dobbiamo essere quel tipo di persone, di coppia che dice sì, ma siamo capaci? E soprattutto quello è il momento in cui bisogna mettere giù le carte tra tutti e due, perché non è una scelta di uno solo. No. E quindi uno deve saper capire anche se l'altro è in grado, ed è lì che nasce questo... questo momento di confronto, a volte anche silenzioso, perché proprio nel tacere cercano di capire, cercano di prendere tempo, è una situazione claustrofobica secondo me ogni decisione, perché quando noi siamo combattuti a un bivio morale siamo insetti in una teca, no? Sbattiamo da una parte e dall'altra, e a un certo punto infatti io li chiudo in questa casa a riflettere, a cercare, e loro dicono, fanno quello che farebbero tutti, prendiamo te, intanto cuciniamo, intanto mangiamo, intanto facciamo l'amore, sarebbero pronti a qualunque, guardiamo le diapositive delle vacanze del 2004,
Però poi arriva l'alba, se devi dare la risposta domani, arriva sempre l'ultimo giorno del mese, gli ultimatum scadono e gli americani bombardano Baghdad, arriva sempre il momento in cui devi farlo. E allora bisogna in quel momento, se è una decisione due, capire se stessi e capire l'altro. Ed è credo sia la cosa più difficile, proprio perché c'è una zona di tutti noi che facciamo fatica a capire noi stessi. Certo. C'è un libro che io cito sempre, che l'ho citato anche l'altro giorno parlando di una cosa calcistica, cioè il capitano che mette gli altri intorno al giocatore che si è sentito male. Il libro è di cosa parliamo quando parliamo di Anna Frank, di Nathan Englander, in cui due coppie ebree fanno il gioco, ma se bussasse alla tua porta Anna Frank, e cercano di immaginare cosa farebbe ognuno degli altri. In realtà, qualunque sia la risposta, la verità, la sapremo solo se Anna Frank bussa alla porta. Tutto il resto è un bel questionario a cui io rispondo serenamente in un luogo con l'aria condizionata, in cui dico sì, no, io lo farei, però bisogna vedere cosa succede. Certo. Quando bussa davvero alla porta, quando il giudice si dice vuoi, però c'è un piccolo problema, sei in grado di affrontarlo e lo sai quella notte lì. Sì, credo che si potrebbe parlare di ogni episodio veramente molto a lungo, perché tutti sono estremamente ricchi, poi concatenati l'uno all'altro, però a me piacerebbe di parlare anche di altro. Prima di tutto una domanda che forse può andare bene un po' per tutti gli episodi del libro, per tutte le vicende. Cioè l'impressione è che la maggior parte dei protagonisti siano persone, beh, io direi da psicanalista, traumatizzate. Cioè sono persone che hanno vissuto delle vicende che li hanno segnati in maniera piuttosto significativa. Addirittura c'è un trauma transgenerazionale in uno dei personaggi che ha avuto il nonno, che è un reduce del campo di concentramento. Lei, in qualche modo si capisce che lei è anche, come dire, condizionata dal fatto di non poter elaborare fino in fondo questo, che non è neppure un trauma suo direttamente, ma sappiamo quanti casi abbiamo visto negli ultimi anni di traumi transgenerazionali. Lei si trova purtroppo a realizzare quello che diceva Freud, quello che non si può elaborare si ripete, e lei avrà una serie di comportamenti che in qualche modo la renderebbero vittima. Ora, la mia domanda è questa. Mi sembra che, oltre al fatto di essere persone che hanno delle vite faticose, difficili, se non addirittura traumatizzate, sia molto difficile per loro immaginare una possibile riparazione. Cosa intendo per riparazione? Intendo la possibilità, per esprimerla in modo molto banale, la possibilità di sentirsi chiedere scusa da chi li ha offesi, o di chiedere scusa a quelli a cui temono di aver fatto del male. Da lì inizia la riparazione. In termini religiosi, cattolici, si parlerebbe di perdono, ma diciamo chiamiamola riparazione, perché sennò entriamo in un campo anche più complesso. Ma io credo che entrambi siano meccanismi complessissimi, sia la riparazione che il perdono. Mi pare però che, appunto, questi personaggi stentino quasi tutti a trovare una via riparativa. E allora la domanda è questa: è una scelta per sottolineare quanto questo mondo abbia perso la capacità di chiedere scusa o di sentirsi chiedere scusa, oppure è una storia più legata a esigenze narrative? Dovessi darti una risposta brevissima, forse è più la seconda, ma argomentando e partendo dall'inizio, credo che tutti, se viviamo oltre a una determinata soglia, che è anche abbastanza breve, poi interviene il caso, prima o poi lo conosciamo il trauma. È una cosa che, salvo essere stati così fortunati
dall'avere vissuto in questo luogo protetto che io non credo esista, quindi penso che tutti a un certo punto, poi c'è chi definisce trauma qualcosa che vale 10, qualcuno definisce trauma qualcosa che vale 2, ma secondo me non c'è una scala di valori, perché se tu lo senti con quell'importanza, quello è. E che cosa succede? Che molto spesso si sentono quelle frasi che dicono: ah, adesso ho capito che cosa vale veramente, no? Cioè, mio caro amico che tutti conoscete, Alessandro Bergonzoni, in ospedale, dice: ma sono quelli, adesso che ho perso mio figlio, ho capito cosa avevi veramente bisogno di quello? Però la risposta io credo sia sì, perché solo i filosofi possono stare a tavolino e capire il mondo, gli altri lo devono sperimentare il mondo per capire i valori. Che cosa capiscono veramente il giorno dopo, il giorno dopo ancora? Ecco, allora, nella messa in scena di questi personaggi che sono tutti alla fine tra loro collegati, tutti quanti hanno un trauma pregresso. Tu hai raccontato per sommi capi questa persona che si porta dietro l'immobilismo del nonno in campo di concentramento quando vede uccidere la sorella. E per tutta la vita resta bloccata. Non sappiamo se fino alla fine. C'è quello che la incontra, che ha commesso per stoltezza una cosa che vi lo posso dire, perché è realmente accaduta in questa città, un mio compagno di liceo, che durante una festa di Capodanno, per fare uno scherzo senza senso, come se ne fanno mille, prese di getto il telefono, chiamò il padre di un amico presente, chiamò casa, rispose il padre, e gli disse: suo figlio ha avuto un incidente. Poi voleva dire una battutaccia a chiudere, ma non ha avuto il tempo, perché dall'altra parte del filo quel padre ha avuto un infarto. E questo produce quella forma di trauma che si chiama senso di colpa. Quindi c'è chi poi dovrebbe... questo diventa un trauma inelaborabile per il personaggio. E allora ognuno poi escogita il modo magari per uscirne 20 anni dopo, 30 anni dopo. Allora, quello che io volevo cercare di capire attraverso questi personaggi, perché il mio modo di scrivere e mettere in scena dei personaggi, delle situazioni che trovo interessanti all'inizio, e poi sedermi in platea e vedere più o meno cosa succede. Cioè, contrariamente ad alcuni amici scrittori che sono molto burattinai, io lascio i fili molto sciolti e li vedo andare dove penso sia plausibile, autentico andare. E quello che io volevo capire non era tanto se erano disposti alla riparazione, ma lo definirei con un'altra parola, se erano disposti a evolversi, all'evoluzione. Cioè a capire veramente da quel trauma, da quello sbaglio, da quella colpa, da quello che gli era passato, a diventare nel corso, e poi c'è appunto quel personaggio che hai centrato tu, è quello su cui l'occhio di bue va, perché gli dice: vabbè, finora non hai capito, ti do un'altra possibilità, neanche adesso, riproviamo. E che è quello che il caso a volte fa. Certo, però diciamo, con questo tocchiamo un personaggio che io ho amato molto, Giovanni. Giovanni, vabbè, l'hai appena detto, è quello che nel libro fa lo scherzo atroce che rimane per lui un trauma indelebile. Giovanni è uno psicologo, però, ma è uno psicologo, e qui ti chiedo subito, perché a me la battuta è venuta: gli fai fare il tassista per sconsigliare ai giovani di fare gli psicologi perché tanto non riusciranno a trovare lavoro, oppure no? Comunque Giovanni fa il tassista. Io devo dire che ho sempre pensato, ma mi è stato confermato da un tassista, che tra il loro mestiere e il mio c'è qualcosa di simile. Perché? Perché la gente fa un tratto breve col tassista, anche con l'analista, può durare qualche anno, ma comunque non è tutta la vita. Fa un tratto breve, e in quel tratto mi disse quel tassista quella volta: lei non sa le cose che mi lasciano qua. E io lo posso capire, no? Un tratto breve con uno sconosciuto che non rivedrai mai più, puoi lasciare lì i segreti della tua vita, le cose, vabbè, tutto quello che non ti sta dentro. Allora Giovanni fa il tassista, ma è un tassista psicologo.
e quindi è un tassista che ha tutta una sua particolare sensibilità, eccetera. Però, tu ne fai anche il personaggio che, da una parte, non potrà mai elaborare il suo trauma, non ce la fa, anche se chiede scusa, se sembra che tutti lo capiscano, lui non ci riesce. E questo apre un'altra domanda su chi fa il mio mestiere o il mestiere del terapeuta, dello psicologo, cioè le parti, proprie parti ferite che spingono a cercare di capire sempre di più negli altri e in se stessi. Da una parte è questo, ma dall'altra tu lo fai pure morire. Abbiamo fatto lo spoiler. Questo sì. Lo so. Sì, e allora, vabbè, la domanda è, c'è un po' di, di sfiducia che discipline come la psicanalisi, la psicologia, possano poi aiutarci più di tanto di fronte al caso? Allora, adesso cerco di decostruire velocemente tutto quello che la mia mente aveva messo insieme per arrivare a questo personaggio, perché qualunque scrittore crea, mettendo insieme questo puzzle di cose che ha visto, conosciuto, incontri, persone che... Allora, perché lo psicologo... Attenzione, lo psicologo sociale. Sociale, io sono molto attratto sì. dalla psicologia sociale, quella che fa gli esperimenti, prende 24 persone, fa 12 certo. guardie, 12 detenuti e vede se si ammazzano davvero, anche se prima erano dei geometri e dei cantanti. Allora, io avevo conosciuto tempo fa un noto scrittore egiziano, Alal Aswany, che fa il dentista. E lui mi ha detto, io non smetterò mai di fare il dentista, ma non è solo una questione economica, perché non mi, con i libri che ha venduto in tutto il mondo potrebbe smettere. E disse, perché la gente quando ha paura è più autentica, quindi mi dice delle cose, quando io mi avvicino col trapano, io capisco chi sono veramente. Quindi ho maturato anche molto l'idea che, ma poi lo dicevo prima, noi diciamo la verità agli sconosciuti, a me è capitato infinite volte sedermi al bancone di un bar, un altro mi si gira e mi racconta delle cose che dice non ho mai detto nemmeno a mio fratello, perché è un modo quello, infatti lui ha detto il tuo tassista mi lasciano, sì. È come se le depositassero lì, sì. È come se lasciano l'ombrello, confessano una cosa in quel momento, e quando il taxi riparte è andata, non ce ne preoccupiamo più, è andata via. E poi perché io ho avuto dei racconti di rapporti con i tassisti che mi hanno sempre fatto pensare, questo deve essere, avrei voluto farlo a un certo punto. Io avevo un'amica che mi dice, io faccio sempre sesso con i tassisti di notte. Infatti il protagonista, questo qua, perché il tassista sta nella posizione, sta girato dall'altra parte, non ti guarda se non nel retrovisore, e tu gli confidi queste cose in un ambiente, stiamo rimettendo insieme tutti i pezzi, l'ambiente protetto, una culla chiusa nella quale non entrano le intemperie che stanno fuori, e questo taxi più delle volte ti sta portando a casa, cioè è una situazione, è il massimo della comfort zone in cui dire cose. E una persona intelligente come è Giovanni Urano IV, che vuole, che non è che ha fatto psicologia sociale perché voleva trovare un lavoro, ma perché voleva capire. E alla fine dice, ma forse l'esperimento più libero, più grande che io possa fare è guidare il taxi di mio zio e ascoltare le storie che gli altri mi lasciano a bordo. Anche perché c'è un transfer molto forte, allora, una cosa che è questa che mi hanno detto mille volte, tu racconti infinite storie degli altri, non racconti mai la tua. Io credo che sia esattamente questo, cioè quelli che sono interessati ad ascoltare, a tramandare le storie degli altri, sono le persone che tengono nel cassetto più riposto la propria. Credo che Urano 4... l'abbia, la tenesse lì, e proprio perché l'ha tirata fuori, forse quella sera lì gli succede questa cosa, perché quella era la parte di sé che custodiva e che non riusciva, con cui era per lui impossibile, perché c'è un motivo per cui uno non la racconta, perché non riesce a farci i conti, perché i conti non tornano mai con quella storia lì, e nel suo caso è così. E il finale era l'unico che potesse far tornare i conti, perché alla fine di tutto, non vorrei adesso dare una notizia
triste, ma la somma algebrica di tutto questo grande ambaradan è zero. Tutto guardiamo, più, meno, uguale, zero. Alla fine tutto, come c'è stato il Big Bang, ci sarà un segnale lungo, tranquillo, e sarà tornato zero. Sì, però devo dire che è vero che forse il Giovanni Urano 4 quella sera lì si lascia andare perché c'è tutta una storia di racconti reciproci, ma c'è un particolare anche molto importante che, a differenza che altre donne con le quali può avere avuto rapporti sessuali, scambi sessuali nella sua vita di tassista, con questa donna qui c'è a un certo punto uno scambio di sguardi, cioè loro due si capiscono. O per meglio dire, in quello sguardo, a mio avviso, a me è parso di capire che trovano un'intimità, una dimensione del proprio sé di cui entrambi hanno bisogno. Lì purtroppo l'imprevisto, si distraggono, però vabbè, insomma. Però c'è questo incontro particolare tra i due. Assolutamente sì, come c'è una delle frasi più belle che ho letto, che diceva: quella notte è stato il matrimonio della mia vita. A volte, io credo alle sineddoche, no? C'è una cosa che vale per il tutto. Ci sono dei momenti che sono estendibili come un'esperienza che vale tanto di più. E questa donna, che è una donna, questa hostess, che ha questo trauma transgenerazionale, che ha questa difficoltà di affrontare, è proprio quella che è capace di questo sguardo, perché poi si ripeterà questa situazione. E sono quegli sguardi che valgono mille discorsi, mille situazioni. C'è sempre, noi non lo sappiamo, a volte cerchiamo delle ragioni, diciamo non so perché ho fatto quella cosa, perché mi sono fidato di quella persona. È quella cosa che si chiama intuizione, certo. No? Quella che Malcolm Gladwell dice blink, in un batter di ciglia ho capito che quella era la persona giusta per la mia vita o che quella avrebbe tirato la palla in rete. Sono quelle cose che sono il portato di tanto che abbiamo vissuto prima, che si concentrano in quel momento, e lì ci sono persone che lo fanno scattare. E quella poi è una, non so, forse è anche per come l'ho reso o la volevo rendere, una notte particolare, certo. No? Perché è una notte sfinita. Vabbè, questo però non lo proprio. Diciamo sì, così, sì, no, lo lasciamo. È una notte lunga e sfinita, in cui tutti hanno già fatto quello che dovevano fare, però si reincontrano. C'è un'altra cosa che di solito, come le forchette in lavastoviglie, mi chiedono sempre, che questi vanno in una piazza dove si ballava il tango. Dove si balla il tango, naturalmente. Dove c'è questa piazza vuota, di quelle da tango illegale, che ce n'è una molto metafisica, così a Milano, dove io passavo verso le 2 di notte, c'erano ancora, non so, c'era una cassetta abbandonata, e avevano ballato il tango. E secondo me, non so, io ho l'impressione che in una piazza dove un'ora prima 20 coppie abbiano ballato il tango resti qualcosa nell'aria, come i fulmini lasciano dopo un temporale, e resti questa necessità di allacciarsi in una qualche maniera, è come se loro lo facessero intimamente. Raccolgono i fantasmi della notte, insomma, e li mettono in scena. La storia della hostess rimanda a un'altra storia dove forse c'è un personaggio che a me pare che ti piaccia meno e forse piace meno anche ai lettori, che è un conduttore televisivo, il quale però, poveretto, anche lui, pur nella sua vita che è tutta legata al cercare la strada giusta per rimanere in sella al suo cavallo televisivo, al suo programma, eccetera, pur conoscendo tutte queste cose e in un certo senso avendo forse dedicato troppa parte della sua vita a queste cose, viene a trovarsi in una situazione in cui finalmente farà qualcosa di autentico. Solo che lì purtroppo si scontra, e qui chiedo a te, spero di aver capito bene, a me ha fatto venire in mente il bambino, mi ha fatto venire in mente perché l'ho rivisto di recente, è uno dei film restaurati dalla Cineteca, Il terzo uomo di Carol Reed. Nel terzo uomo c'è un bambino cattivo, poverino, è quello che testimonia contro l'americano, lo mette nei guai,
cattivo, è un bambino corrotto, è passato attraverso la guerra, è stato in mezzo a probabilmente adulti già corrotti. E a me pare che anche il bambino che si incontra con il conduttore televisivo sia un bambino già corrotto dal mondo. Il suo gioco si chiama Peggiore di te. E purtroppo lì le cose si complicano e vedrete poi come. Non so se ho letto bene, ma quel bambino mi ha fatto stare un po' male. Sì, diciamo che quello voleva essere un momento anticarmatico, per così dire. Nel senso che quando noi abbiamo un dilemma morale, tra i tanti ragionamenti che facciamo, c'è quello per cui se faccio la cosa giusta sarò premiato. Il che, secondo me, già depone a sfavore di quella scelta. Perché come l'esempio è Linus che sta nell'orto aspettando il grande cocomero, e la sera in cui ci va la sua amichetta, lui le dice sì, però devi aspettarlo sinceramente, perché se non lo aspetti sinceramente non viene. Ora, a parte che il grande cocomero non esiste, ma è anche difficile capire, però lui sta esprimendo esattamente questo concetto, cioè tu non devi, adesso non vorrei mettere in dubbio tutti i paradigmi delle fedi dove appunto ti dicono comportati bene, così andare in paradiso, ma non fai il bene per avere in cambio la riconoscenza, il plauso generale, fai il bene per il bene, come il dovere kantiano, fai il dovere per il dovere, fai il bene perché pensi che quello sia ciò che devi fare, che tu sei quello che fa quella cosa lì in quel momento. E allora in questo passaggio, che è quello del mercoledì, questo conduttore, che è noto a me, conduttori televisivi, non piacciono donne, uomini, che sia, sta per fare una cosa pensando di averne un tornaconto. No? Se io faccio questo verrò gratificato nella mia carriera. Nel momento in cui invece lo fa sinceramente, io ho voluto togliergli il tappeto di sotto un'altra volta, perché non è, c'è quel modo di dire americano, nessuna buona azione resterà impunita. No, se tu ti aspetti che perché hai fatto una buona azione adesso ti daranno la medaglia, invece ti misconosceranno, qualcuno ti accuserà di essere stato invece, guarda quante volte succede nella cronaca che uno è andato lì per comportarsi bene, e noi viviamo poi in un'epoca in cui basta che uno lanci l'accusa, quell'accusa viaggia a una velocità della luce, e smentirla dopo diventa una cosa difficilissima. Siamo ancora qua a parlare di veleno dopo tutti questi anni, di qualcosa che era totalmente infondato e che partiva anche lì da bambini. Allora, questo bambino è un po', cioè, è controverso, perché poi è un bambino solo. I bambini soli non sono mai deprecabili, perché inventano universi. Io sono stato, insomma, ho inventato universi che erano meno maligni, però scrivevo e inventavo mondi nei quali c'erano personaggi di tutti i generi. Poi insomma mia madre li lesse e mi portò qua a Bologna, ve lo ricordate bene, da uno psicologo infantile che aveva un nome per un bambino di 8 anni non dei più rassicuranti, si chiamava Loperfido. Loperfido, Eustachio, non l'ho conosciuto. Un padre della, e fui portato al suo cospetto per verificare se questi mondi che inventavo erano pericolosi. E il mondo di questo bambino era più pericoloso del mio, perché io mi inventavo biografie di cantanti e calciatori che non esistevano, li disegnavo, li intervistavo. Questo bambino inventa canzoni perché pensa che le canzoni siano le cose che restano di più nella testa delle persone. E infatti lui è molto attratto dai tormentoni, e questa è la parola chiave, ti do il tormento, cioè ti metto in testa una cosa che non ti esce più. E nel momento in cui qualcuno gli fa del bene, reagisce in quella maniera lì. Non vorrei adesso farne un... magari crescendo migliora, esce dal libro e va verso un destino diverso. Però viene da un mondo, come la parola che usavi tu, è giusta, è un mondo corrotto. Il mondo di suo padre, di sua madre, quello di persone che hanno fatto... Il padre ha fatto la politica perché non riusciva nel suo mestiere. Credo che l'attuale Parlamento abbia alcuni suoi esemplari simili a disposizione di chiunque.
Sì, ti faccio una domanda che spero un po' più leggera, mica tanto, ma insomma. Cioè, ho notato che i personaggi hanno quasi tutti nome e cognome, però mentre il conduttore televisivo è Gigi Mazzotti, tutto attaccato, cioè è un'etichetta, non è un nome e cognome, e c'è un personaggio che ha nome e cognome e che nel momento in cui viene nominato Lucia nome e cognome, se lo tiene sempre, cioè lo ripeti anche a distanza di poche righe. E siccome è un personaggio molto particolare, che non sappiamo se è stato traumatizzato, sembra piuttosto uno che così è vissuto in una dimensione di narcisismo sua, ma insomma ci ha messo anche quell'atteggiamento per cui la colpa è delle cose è sempre fuori da sé e quindi bisogna trovare continuamente un colpevole perché così si sta bene, sembra, a lui. Allora mi chiedevo se gli hai dato questo nome e cognome, che poi contrapponi al cognome del commissario, che c'ha solo quello, non c'ha nome e cognome, c'ha solo il suo cognome, Valente, lo possiamo dire, perché è come se volessi che ci entrasse bene in testa che quel personaggio lì è un personaggio, in qualche modo, mi permetto di dire, portatore di male. Perché è uno che non ne vuol sapere di scusarsi. E vabbè, poi la scena si risolve con un imprevisto, per fortuna, perché lui ha anche questa caratteristica che riesce in qualche modo a trascinare anche gli altri, fa perdere le staffe, insomma, diciamo così. E vabbè, ti chiedevo se c'era un senso in questo dargli nome e cognome perché ce lo ficcassimo bene in testa, perché è un personaggio che ci dobbiamo ricordare, perché questo è un mondo violento, no? Sì, e lui è un violento. Lo è assolutamente, è un personaggio che prende quel nome come lo prenderebbe in una segnaletica, in una questura. E infatti a pronunciarlo sono inizialmente dei poliziotti. E quindi lo indicano come indicano i poliziotti, nome con le generalità. No? E i malvagi hanno le generalità impresse, c'è la foto, faccio, profilo e sotto ci sono le generalità. E quel personaggio lì ha una genesi un po' particolare, perché inizialmente per riuscire a ritrarlo così gli avevo dato il nome di una persona che io trovo molto negativa, una delle poche persone al mondo che hanno cercato di farmi del male, che io solitamente dimentico. Io ho questa cosa di cui possiamo parlare in separata sede, cioè io non riconosco nel tempo le persone che mi hanno fatto del male, le incontro al bar e le ho cancellate dalla mia vita. Questo ci ha messo un po', tant'è che nel dipingere questo che è un personaggio negativo gli avevo dato il nome di questa persona, poi l'ho cambiato ma neanche tanto. E viene fuori anche lui da una situazione, cioè la situazione di partenza è una situazione che mi è capitata veramente, brevissimamente, cioè uno guida, io non guido l'auto a Roma perché non sarei qui, sarei già stato vittima di uno scontro a fuoco perché i guidatori di Roma mi danno l'ansia, quindi guido su due ruote e a un certo punto una signora che non sapeva manovrare bene la macchina comincia a strombazzarmi dicendo di spostarmi, ma io ero nella mia posizione. E le dico nella maniera più gentile possibile, signora, lei non sa guidare, cioè così. E a quel punto si solleva dal basso il figlio della signora con una faccia da schiaffi e mi insulta in una maniera che non rivelerò qua. E da lì inizia una di quelle posizioni che portano, in questo caso dove io sostituisco a me un commissario di polizia, a quello che si chiama il classico Mexican standoff, cioè io punto la pistola a te e tu la punti a me. E da lì come ci muoviamo? Perché l'idea è di costruire tutta questa serie di dilemmi morali seguendo quelli che sono i grandi esempi, no? Quello da cui abbiamo cominciato con la lettura, col padre che deve decidere se sacrificare il figlio, è evidente che siamo dalle parti di Abramo, no? Che ti dice... Allora, sacrifica tuo figlio, quello gli dice perché? Dice perché te l'ho chiesto io, perché la giustizia vuole che tu denunci tuo figlio se pensi che abbia commesso un reato e tu non sai cosa fare. Abramo si interroga a lungo
e negli altri casi siamo spesso dalla parte in cui il prigioniero ha la pistola alla tempia e dice: vuoi che non ti ammazzi, ammazza il tuo compagno di cella. Tu lo fai? Allora, sadicamente metti da autore le persone in quelle condizioni, ma quelle condizioni sono quelle che ci dicono chi siamo, con una differenza fondamentale rispetto a tutte le storie che ho visto e che parlano di questo, che in queste storie a un certo punto il film finisce e Sophie scompare, esce dalla stazione col bambino che ha portato con sé quando ha dovuto scegliere. E io mi sono sempre chiesto, ma quel bambino, quando saprà che sua mamma ha scelto, lasciandosi dietro la sorella, cambierà nella vita, qualcosa gli succederà. Il soldato che ha portato via la bambina ha in testa un pensiero: vedi, io posso manipolare le persone al punto da farle cioè a ogni scelta decisiva non cambia solo una persona, cambiano tutte quelle che sanno che questa scelta è esistita. Allora di qui il gioco di lunedì, martedì, anzi primo, secondo, terzo, quarto giorno, perché ogni scelta ricade su un'altra persona e poi su un'altra ancora. E quando nella vita è difficile che qualcuno tiri i fili e metta in scena di nuovo tutti quelli che erano coinvolti, un autore può farlo. Quando li rimetto insieme tutto diventa più chiaro, più spiegato e spiegabile, perché quello che hanno fatto è quello che sono diventati giorni dopo. La scelta che hanno fatto è quella che li rende le persone che sono in quel momento, che diventa di nuovo decisivo per tutti, e si comporteranno senza più esitazione. Cioè la scelta che li ha fatti esitare per tutto un intero giorno, dopo diventa una scelta così, perché tu sei la persona che in quella situazione sceglie così. Secondo me loro volevano leggere una seconda cosa, vero Romano? Abbiamo chiacchierato troppo. Guarda il video. Fu tentato di rispondere che roba è, addirittura di chiamare, ma rinunciò, non prima di aver visto. Si alzò dal tavolo, si preparò un caffè, una delle poche cose che sapeva fare in cucina. Tre piccole perforazioni nella collina scura con uno stuzzicadenti. Richiuse la macchinetta, accese il fuoco basso. Prese la tazzina portafortuna, quella smaltata con il bordo argentato, mise lo zucchero, non quello di canna consigliato dal medico, quello bianco, come se fosse un ultimo desiderio. Aspettò il gorgogliare del liquido, spense il fuoco, versò lentamente, posò la caffettiera su una mattonella di maiolica, girò, bevve con tutta la calma che seppe imporsi. Sciacquò tazzina e cucchiaino e invece di metterli sullo scolapiatti di plastica arancio li asciugò con lo strofinaccio, e quando ebbe finito tutto era come prima che entrasse in cucina, e a lui non restava che tornare in tinello e guardare il video. Si risedette, strinse gli occhi dietro gli occhiali da lettura e con il pollice premette sulla freccia d'invio. Era una sequenza del notiziario del mattino, da un canale su cui non si sintonizzava mai. La sovrimpressione diceva: omicidio pirata nella notte. Adriano aveva preso il diploma alle scuole serali, ma gli parve un titolo pessimo. Pensò che la scelta delle parole fosse limitata dallo spazio. La voce fuori campo parlava di un investimento avvenuto dopo mezzanotte in una zona poco trafficata tra l'abitato e la tangenziale che conduce all'aeroporto. Un uomo era rimasto ucciso. La donna che era con lui aveva raccontato che si era immolato per salvarla quando un'automobile era piombata su di loro a gran velocità, sbandando, come se il pilota non avesse il pieno controllo. L'auto era fuggita via dopo l'incidente, senza fermarsi, senza neppure rallentare. Apparve il volto della cronista sul marciapiede di una piazza vuota, in diretta con la luce del giorno. Indicava qualcosa in alto verso l'angolo della strada, informava dell'esistenza di una telecamera rivolta nella direzione opposta.
non aveva filmato l'investimento, ma l'auto che fuggiva. La ripresa era parziale. Si leggevano due soli numeri della targa, ma si vedeva un adesivo sul vetro. Tra marca, modello e quei due indizi, era possibile che qualcuno riconoscesse l'auto o che gli investigatori risalissero al proprietario. Per questo abbiamo avuto dagli inquirenti l'autorizzazione a mostrarvi il breve video del pirata in fuga. Fate attenzione, eccolo! Guarda il video. Sapeva già che cosa avrebbe visto. La sua auto. La riconobbe in una frazione di secondo, prima della frazione di secondo. L'ottimista era sua moglie. Era stata sua moglie. Lui era quello che si aspettava il peggio, ma che quando il peggio succedeva non era preparato ad affrontarlo. La più efferata combinazione possibile di prima e dopo l'evento. Era lo sconfitto alla vigilia della finale e il disperato a fine partita. La sola tregua era nell'accadimento dei fatti quando li riconosceva e quasi soddisfatto ne accettava l'evolversi. In quel caso la pausa durò i 4-5 secondi del video, che nulla chiariva per chiunque non fosse lui stesso o l'ex collega che anni prima nel parcheggio aziendale per scherzo gli aveva messo quell'adesivo sul vetro. Poi la vita era precipitata e toglierlo era stata la sua ultima preoccupazione. Adesso sapeva che avrebbe dovuto farlo. Vide un numero in sovrimpressione. Non stava più ascoltando. La donna sullo schermo lo distraeva inutilmente. Tornò indietro. Fate attenzione! Eccolo! Guarda il video. Non so quanti minuti abbiamo ancora. Cinque. E allora, vabbè, a me non resta che ringraziare anche il pubblico che ha resistito con noi fino ad ora e ringraziare Gabriele Romagnoli. Il libro è avvincente. Credo che sarà un'ottima compagnia per chi vorrà leggerlo. È vero che una storia tira l'altra, anche perché in ogni storia c'è un personaggio che torna nella storia seguente. E oggi ne abbiamo citate solo alcune, sia quella letta dai nostri attori che quelle di cui abbiamo parlato noi. Ce ne sono altre, sono tutte storie davvero intriganti. Fino al finale, di cui non dirò nulla perché non vogliamo rivelarlo, dove però c'è forse una speranza che anche in un mondo come questo, caotico, violento, corrotto, difficile, traumatizzante, ci sia la possibilità di cambiare un atto potenzialmente distruttivo di vendetta, perché la vendetta, lo diceva anche Bacon, è una forma di giustizia primitiva. E quindi si può cambiare un atto di potenziale distruzione e vendetta in un atto addirittura protettivo, cioè si può fare qualcosa. Sai, l'unica certezza che avevo nel percorso dove appunto lasciavo che le marionette avessero libertà era che volevo che questa storia finisse con una parola, giusto. Così è stato. Cioè che tutto questo insieme di scelte giuste e sbagliate però portasse ad un finale dove anche con un qualche intervento correttivo dall'alto, perché non sempre abbiamo imparato abbastanza per comportarci nella maniera giusta, però che l'ultimo atto e l'ultima parola fosse quella, giusto. Bene. E così è stato. Insomma, nessuno neanche dice.